brindisi di fine anno al complesso Poseidon di Santa Maria Capua Vetere, promosso da Campania Positiva, capeggiata a livello regionale dal sindaco di Curti Mimmo Ventriglia. Sindaco, un'occasione per salutare i coordinatori, i militanti, gli amici di Campania Positiva. Sì, questa è un'occasione più che altro per farci gli auguri di fine anno e soprattutto perché rappresenta un punto per il lavoro svolto nei mesi scorsi da parte dei coordinatori provinciali, da parte dei coordinatori di zona in tutta la regione Campania. Per la verità stanno ancora in arrivo alcuni da Salerno e da altre parti, ma questo vi dà la misura della volontà della gente di percorrere strade nuove e diverse, indipendentemente da quelle che sono le colorazioni politiche, anche perché noi abbiamo tra noi il facente funzione sindaco di Sant'Arpino con la responsabile dei servizi sociali del comune di Sant'Arpino, il vice sindaco di Curti, il coordinatore romano Sergio Conte, che è l'anima di tutto un discorso che riguarda e che affascia tutta la provincia, la professoressa Sorrentino, l'avvocato Emilio Ronga e il consigliere provinciale Mariniello, altri tanti e tanti e tanti altri consiglieri comunali e assessori che militano in questa formazione. E per, come dire, il nostro brindisi abbiamo invitato anche altre forze politiche e hanno aderito a questa manifestazione il capogruppo alla regione di Forza Italia, Gennaro Nocera, con l'onorevole Mastella. Sindaco, già in occasione della presentazione di Campania Positiva, sala strapiena, centinaia e centinaia di persone, stasera forse ancora di più, ma dove vuole arrivare Campania Positiva? Ma Campania in Positivo vuole lavorare per questa regione. Campania in Positiva ha un proprio programma, ha programmato un certo percorso, ha dei progetti che riguardano soluzioni, qualche soluzione, chiaramente, perché noi proponiamo le nostre cose, però chiaramente insomma, non pensiamo di poter risolvere in generale, ma ecco, abbiamo fatto un percorso diverso, siamo partiti dagli ultimi o forse dai più dimenticati o dai meno fortunati per arrivare a coinvolgere in questo processo che riguarderebbe tutta la società civile della regione Campania, a coinvolgerle con le istituzioni. Ecco il motivo della presenza di Gennaro Nocera, Mastella, eccetera, perché vogliamo far sentire la nostra voce indipendentemente dal fatto se siamo o meno presenti nelle alte istituzioni. Di certo siamo vicini alla gente con i propri rappresentanti e le proprie rappresentanti, perché è importante vedere la partecipazione femminile che ci sta in questo progetto. Ma quello che ancora diciamo non è palpabile o non è visibile dall'esterno è la partecipazione di tante cooperative sociali, di tante cooperative impegnate giornaliermente in programmi e progetti ambientali che riguardano questa regione, cooperative che stanno a difesa dell'agricoltura, cooperative che lavorano per la cultura e soprattutto cooperative che stanno vicino alle persone più svantaggiate. Ecco, noi vogliamo essere la voce della gente, della società civile in generale, ma avendo un'attenzione particolare alle persone meno fortunate.